Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 10 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Sportivi, spartani, sereni. 3 S per delineare il trend emotivo della giornata, la Luna in segno di fuoco vi vuole dinamici, desiderio condiviso da Marte per l'ultimo giorno in Leone. Mentre Venere che lo accompagna e la Luna in Ariete insistono sul lato sentimentale ed emotivo, parlandovi di condivisione di esperienze e progetti. In pratica un lunedì deliziosa, che potreste gustarvi tranquillamente anche da soli, o in compagnia della persona del cuore e dei vostri meravigliosi ragazzi. Giunti a sera, però, senza un'intensa vita sociale qualcosa vi verrebbe a mancare, lo scambio di impressioni e dritte col vostro entourage. Cosa che vi arricchisce ben più della moneta. Affari interessanti anche per chi bazzica per mercatini, in cerca di edizioni introvabili di vecchi libri. La crisi ha dato problemi a tutti quanti, ma a voi in particolare, con Saturno in quadratura, ha elargito una lezioncina di austerità, e se un tempo avevate le mani boccate, oggi scoprite di poter essere felici con poco, anche i dettagli fanno la differenza. La delusione per qualcosa ha preso o prenderà il sopravvento in voi, scarsa fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Promesse che illudono, illusione, false speranze, persone che illudono. I single attraverseranno un periodo difficile, disincantati e delusi per le troppe inutili promesse e le speranze mal riposte. Buone nuove in arrivo per posta o per telefono. Qualche piccolo attimo di tensione in serata servirà a tenere alta la vostra attenzione sui problemi concreti che vi aspettano. Oggi siete un mare in tempesta in amore, forse è il caso di ritarvi in un porto sicuro fino a quando la burrasca non sarà passata. Qualcuno vi sta osservando da lontano e aspetta un segnale da voi per farsi presente. Prima di dare questo segnale accertatevi che è ciò che veramente volete. Piccoli contrattempi. Ti sentirai indeciso. Cena sotto le stelle stasera. Guadagni con i quadri, gioielli, oggetti di antiquariato. Buon umore. Molta ambizione. Gratificazioni sul lavoro. Amore e nuove conquiste per i nati di giovedì. Una persona anziana oggi vi dirà una cosa carina, cercate di contraccambiare con un pensiero gentile. Passate troppo tempo al computer e al cellulare. Questo con il tempo potrebbe deprimervi e farvi perdere il controllo della vostra vita. Non è il caso forse di moderarsi? Siate attenti e mettete il dovuto impegno in ogni cosa che farete oggi, non sono ammesse distrazioni. Solo in questo modo potrete sfruttare il benefico influsso che Giove vi concederà. Chiarimenti rinviati oggi, portate pazienza, tutto sarà chiarito e risolto. Buone nuove in arrivo sul fronte del lavoro che vi indurranno una certa serenità. Splende una bella luna in Ariete, segno amico del vostro Sagittario. E il luminare notturno vi renderà capaci di fare i vostri interessi anche nell'ambito prettamente legato al patrimonio e agli affari di famiglia. Solo Saturno e Nettuno vi contrastano dal segno nemico amatissimo per voi, nello schema dello zodiaco, quello dei Pesci. È opportuno quindi che teniate a freno certe esplosioni di istintività che a volte possono comparire nel vostro temperamento pacato e serio. Luna appassionata in Ariete, segno di fuoco in trigono al vostro, vi fa parlare d'amore e soprattutto farlo, ma non solo. Coinvolge anche il rapporto con i vostri figli liberi e spericolati quanto voi e l'amore per la natura e l'arte, che non perde mai un colpo, neppure con 40 gradi all'ombra. Lunedì perfetta per fare pace in coppia o a pensare all'eventualità di mettere in cantiere un erede, ma, su toni più leggeri e disinvolti, anche per amoreggiare, ballare, divertirsi, assistere a uno spettacolo che lascerà un segno profondo nell'anima. Bellezza e armonia saranno la vostra guida, emozioni dolci come il miele ma insaporite con quel pizzico di pepe o di cannella che accende la passione. Vittorie sportive sul campo per la squadra del cuore, come l'arte anche l'azione oggi domina la giornata, del resto hanno la stessa iniziale, la A, prima lettera dell'alfabeto che in quello ebraico, altamente simbolico, corrispondeva alle cornea del bestiame, sinonimo di principio, movimento e ricchezza.
amore ed eros. Coppia affettuosa e oltremodo sincera, guai a raccontare bugie, nemmeno le mezze verità sono ammesse. Tenerezza improvvisa per un randagino che vi capita tra i piedi, passate per duri e invece siete sensibilissimi, al punto che ve lo portate subito a casa. Le gratificazioni personali, legate al vostro fascino, non vi mancano, ma Saturno in angolo disarmonico, vi fa desiderare di più, vi vuole affamati di emozioni e di esperienze profonde, che, il semplice scambio di rapporti effimeri, vi nega, specie se siete nati in novembre. Sono favoriti i flirt e le relazioni disimpegnate questo giorno d'estate per voi single del Sagittario nati in dicembre. Lavoro e denaro? Se avete un'attività a contatto col pubblico oggi siete lanciatissimi, commercianti, agenti di turismo, venditori, ristoratori, vi sentite il mondo in mano. Riuscite a divertire gli altri perché siete voi i primi a divertirvi. Impegnatissimi col volontariato, fame e guerre nel mondo toccano le corde segrete della vostra anima. C'è bisogno di maggiore programmazione per un progetto familiare che ora vi sta interessando, specie se legato a un viaggio lontano o anche una gita culturale. Chiedete consiglio a vostri familiari più esperti sulla maniera in cui potete procedere. Vi troverete sicuramente le carte giuste, quelle adatte a trovare le soluzioni innovative che sperate. Benessere. Se avete sostenuto un grosso sforzo scarpinando in montagna o spostando oggetti pesanti, lo spasmo o la contrazione muscolare ci stanno e non vi devono preoccupare. Un fastidio al dente vi ricorda l'appuntamento col dentista, già rinviato un paio di volte per ragioni di lavoro. Stavolta non si sgarra, domani fissate data e ora. Per lei, bella chiacchierata con le amiche, magnificando i talenti dei vostri rispettivi amori. Lontane anni luce da tutte le volte che avete riso sulle loro pecche, ragazze, che cambiamento. Per lui, voglia di movimento, sport, socialità, anche se avete un sacco da fare, non chiudetevi in casa, la vita vi chiama. Colore delle emozioni, giallo limone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.